Ben ritrovati, passiamo alle notizie di questa edizione. Bari, presso la sala 2 dello Showville di Bari, il Partito Democratico di Bari, già dalla prima convocazione dell'Assemblea Provinciale, ha provato ad instaurare un dibattito politico intenso, improntato alla partecipazione e volto ad individuare le reali problematiche da affrontare all'insegna di un'ampia partecipazione dei cittadini e di una costante collaborazione e concentrazione con le istituzioni, le parti sociali e l'associazionismo. Ubaldo Pagano, segretario del PD provincia di Bari, ha presentato così la convocazione della prima assemblea provinciale. Nulla di fatto, l'assemblea non ha votato per la presidenza, i cui nomi appartengono alle due minoranze guidate da Dalisa Campanelli e Vito Antonacci, segretario uscente. Si è rinviata l'elezione della presidenza a data da destinarsi, di certo dopo l'8 dicembre, giorno delle primarie PD. Ritengo che dal punto di vista del dato politico, la mozione che rappresento di Rompiamo gli Ormeggi ha presentato degli ordini del giorno che sono stati tutti approvati, grazie anche al sostegno trasversale. Dispiace l'esito finale, perché inspiegabilmente, si è rinunciato a votare sulla presidenza dell'Assemblea, che è un organo di garanzia e su cui ci si poteva esprimere con la stessa trasversalità, ma si è piuttosto invitato i delegati a far venir meno il numero legale e abbandonare l'Assemblea. Noi eravamo pronti a votare, seppur in una posizione minoritaria, perché per noi l'essenziale non è, diciamo, lottizzare posti in nessun organismo dirigente, ma puntare alla qualità dell'offerta politica. Oggi abbiamo insediato il nuovo segretario provinciale, l'Assemblea si è formalmente insediata, abbiamo ritenuto di riconoscere alle altre due candidature, quindi alle espressioni delle altre due candidature congressuali, la figura di garanzia del Presidente dell'Assemblea. Mi sembra che non ci sia stata una unità di intenti tra le due altre mozioni congressuali minoritarie in Assemblea e quindi si è ritenuto da oggi incominciare a lavorare per far sì che l'espressione della garanzia della presidenza dell'Assemblea potesse essere univoca da parte delle minoranze. Bari, inaugurato questa mattina presso la Cittadella Mediterranea della Scienza il meeting del volontariato. La speranza è una chimera o è qualcosa di tangibile di cui possiamo fare esperienza? È con questa domanda che il Centro di Servizio al Volontariato San Nicola e le associazioni dell'ex provincia di Bari tornano ad animare il meeting del volontariato, quest'anno titolato Quale speranza per l'uomo oggi? In questa settima edizione, tutti coloro che riconoscono il valore dell'impegno attivo per la costruzione del bene comune si danno appuntamento e invitano tutti, volontari, studenti, insegnanti, istituzioni e cittadini. L'evento è patrocinato dalla Regione Puglia, dalla provincia di Bari, dalla provincia BAT, dal comune di Bari, dall'Università degli Studi di Bari Aldo Moro, dall'ASL BA e dall'ASL BAT. Il meeting del volontariato, momento fondamentale delle attività organizzate dal Centro Servizio Volontariato San Nicola, vuole essere la festa della creatività e dell'intrapresa umana, nonché laboratorio di idee e di buone pratiche innovative e partecipative per la costruzione della società. Dottoressa Franco, oggi l'apertura del meeting del volontariato è un'occasione assolutamente importante per far vedere quanto conta e quanto lavora il mondo del volontariato in quest'area e comunque in tutta Italia. Sì, certo. È un esercito di persone che con molta generosità, con molta disponibilità, sta veramente rispondendo ai bisogni del territorio, che ovviamente per il momento che viviamo crescono di giorno in giorno, proprio come povertà, come esigenze, come situazioni, alcuni momenti drammatici. Bari. Annuale congresso sui recenti progressi in allergologia ed immunologia clinica, organizzato dalla Società di Allergologia ed Immunologia Clinica, sezione Apulo Lucana. 3 giorni di confronto tra ricercatori attivi ed esponenti di altre discipline per offrire una panoramica completa su alcuni dei più recenti progressi in allergologia e immunologia clinica, con particolare attenzione all'innovazione, ma anche agli aspetti normativi e sociali legati a tale patologie. Le malattie allergiche respiratorie e l'asma costituiscono un problema di crescente importanza. Si calcola che l'asma colpisca un individuo su 20 nella nostra regione.
La ricerca e la pratica clinica hanno compiuto rapidi progressi che hanno consentito l'accesso a farmaci sempre più potenti e ben tollerati. Progressi ce ne sono in questo settore. Quanto sono importanti i farmaci? Sono molto importanti perché sono lo strumento con il quale noi abbiamo modo di lenire le sofferenze legate alle malattie allergiche. Sono i presidi terapeutici dei quali ci avvaliamo e cerchiamo di portare la qualità di vita dei nostri pazienti a un livello il più accettabile possibile. Professore, allora, per parlare di allergologia, naturalmente soprattutto in questi ultimi anni se ne parla tanto, i casi aumentano, ma come mai aumentano queste allergie? Questo è vero, in realtà questa è la risposta alla sua domanda richiederà probabilmente molti anni ancora di ricerca. Nessuno sa dire perché specificamente perché l'allergia sia in aumento in tutti i paesi industrializzati, in tutti i paesi occidentali. Un fatto su cui non ci sono dubbi è che c'è un'associazione tra lo stile di vita occidentale, appunto la mancanza di esposizione probabilmente nella prima infanzia a microbi, a patogeni, a microbi anche non patogenici, che nel quale la nostra specie si è evoluta e che è venuta meno in virtù, per fortuna, del migliore stile di vita, del fatto che viviamo in ambienti puliti, sani, salubri. Però il rovescio della medaglia è che questo ci rende un po' più esposti, questa è la teoria prevalente, un po' più esposti allo sviluppare allergie, proprio perché il nostro sistema immunitario non è, per così dire, non riceve questo imprinting, non riceve questo primo stimolo quando siamo molto piccoli. Brindisi, in fiamme questa notte, l'auto del segretario cittadino del Partito Democratico Antonio Elefante. La vettura, una Fiat Punto, era parcheggiata in via Sicilia al rione Commenda a Brindisi. Sono stati trovati, dai rilievi effettuati dai vigili del fuoco intervenuti sul posto, elementi che confermerebbero la natura dolosa dell'incendio. Fiamme dolose anche in piazza del Salento, a due passi da via Sicilia, dove è stata incendiata un'altra auto. Sul caso indaga la polizia. Taranto, con ordinanza di protezione civile, sono stati sbloccati ieri i fondi per l'alluvione del 1 e del 2 marzo 2011 a Ginusa, in provincia di Taranto. Nel frattempo, il 7 ottobre scorso, un'altra alluvione ha colpito lo stesso territorio ed ha provocato 4 vittime. Dopo oltre 2 anni e mezzo, ha dichiarato il sindaco Vito De Palma, finalmente è stata firmata l'ordinanza da parte della Protezione Civile sul nulla osta del Ministero dell'Economia e Finanze, al quale il 15 novembre è stato trasmesso un consistente sollecito preceduto da numerose richieste, sempre per la risoluzione del problema relativo ai contributi da destinare alle famiglie ed aziende danneggiate dall'evento alluvionale. Finalmente portiamo a casa il risultato dell'alluvione 2011, abbiamo atteso 2 anni e mezzo, lo stesso tempo non mi va di attendere invece per purtroppo l'alluvione di Ginosa, sulla quale devo registrare un'Italia a due facce. Per la Sardegna, con tutto il rispetto per i morti e per il disastro che ha colpito la Sardegna, il Consiglio dei Ministri, il Governo è già intervenuto con risorse a disposizione per questi luoghi. Per Ginosa abbiamo costruito faticosamente tutto l'iter per la richiesta dell'ordinanza, ma al momento non abbiamo ancora ricevuto risposte. Io ritengo che l'Italia sia un paese unico e i comuni che hanno ricevuto questa purtroppo disgrazia sono uniti nella stessa maniera e quindi anche le risorse devono essere stanziate nella stessa maniera. I nostri cittadini non sono cittadini di serie B. Grazie per averci seguito, arrivederci alla prossima edizione.